Allora, vi ho voluto qui per una ragione. Ho superato la prima selezione. Selezione di cosa? Il programma spaziale Missione Marte. Ed è un viaggio di sola data, quindi volevo dirlo a tutti voi una volta avuta la certezza. Andrò su Marte per scrivere il prossimo capitolo della storia dell'umanità. Questa sarà la mia casa. Qui è dove esplorerò, sarò un pioniere e morirò. Cosa posso fare per te, Alex? Ho bisogno di un'assicurazione sulla vita. Sto per andare su Marte. Perché ci vuoi andare? Sai, nessuno me l'ha mai chiesto. Io sì. Ciao. Ciao. Ehi là. Oh, tuo padre mi sta cercando. Sì. No, io... In realtà devo andare in un posto adesso. Oh. E sono un po' in ritardo. Ok. Ma puoi venire con me? Ok, sì. 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 Fantastico. Lo chiamiamo il marziano Grover. No, non... Si chiama così. Papà, cosa possiamo fare? Sta costruendo dei macchinari per un altro pianeta. Tuo fratello non è fuori di testa. Tutti noi abbiamo delle distrazioni. Magari è una cosa che sente di fare. Non potrò gestire il vivaio ancora a lungo. Pensavo di lasciarlo a te. Io andrò su Marte. Realisticamente. Andiamo. Non importa cosa pensano gli altri. Sì, invece. Siamo tutti coinvolti. Sapranno la verità quando partirò. Basta! Mi sono informata sulla missione. E? È un mucchio di sé, forse. È un rischio. Stai mollando. La vita vince sempre. Questa è di Jurassic Park. È un proverbio russo. Vero, è di Jurassic Park. Io non credo che sia una buona idea. Ricevuto. Come ha potuto lasciarmi a capo di questa assurda famiglia? Voi siete le stelle del galassia della Via Lattea. Tutto sommato è un giorno perfetto per essere su Marte. 3, 2, 1. Puoi rinunciare a tutto questo?